Nuova cuccia per Candy. Questa è la nuova cuccia. Arrivato adesso. Che poi non è l'incontrario la marca. Fair Dream. Boh. Però è carina, dai. Era come in foto. Non male. Oggi apriamo il pacchettone. Che ovviamente apriamo. Vediamo cosa. Allora, in questo pacco c'è dentro lo Swiffer, il mega pacco di 72, che è questo qua. Questo è quello dello Swiffer che fanno. E siccome è la prima volta che lo prendo, allora volevo provarlo. Ovviamente questi qui sono i cambi per la polvere con la scopetta, che adesso vi faccio vedere. Se volete la recensione oppure volete sapere come funziona lo Swiffer, che vabbè, non è che ci vuole uno studio, però fatemelo sapere che ve lo faccio vedere. Per cui questa è la prima cosa che ho comprato. Non mi ricordo quanto ho speso, credo 10 euro, 10-13 euro più o meno, era in promozione. E poi questo, che finalmente ho i miei cavetti per l'iPhone. Io l'ho comprato, adesso vediamo se magari riesco ad aprirlo. Faccio un favore, ok, ce la facciamo. Sono queste tre fatte, questa è fatta così e i cavi sono questi. Ovviamente dovrebbero essere molto resistenti. Sono quattro. Sono fatti così per l'iPhone. Questi li ho pagati 9 euro perché erano in promozione. Questi li posso buttare. La scatola la posso buttare. Che tanto è brutta. Apriamo questo. Chissà, chissà, allora uno è questo qua. Questo, se non sbaglio, 15 euro in promozione. Infatti, mi sono resa conto che costava di più, ma perché c'era il piumone. Questo è il kit che va bene per quando tu hai gli animali. Infatti, c'è il piumino e la scopa.
Ovviamente non ve la apro perché io la devo far vedere a mia mamma. Il piumino, peccato che ce n'era uno, io avevo capito che erano di più, invece è uno. Per cui questo è il kit. E poi se vedete è il cambio di questo qua. Questo è il cambio di questo. E l'ultima cosa, volevo precisare questo, l'ultima cosa, ho comprato questo fondotinta cambia colore. Questo fondotinta cambia colore l'ho visto nel video di Nicole, di questa youtuber che fa video, per cui ho voluto provarlo perché ero curiosissima. E poi l'ha provato lei e sinceramente era una cosa fantastica. Questo fondotinta l'ho pagato 9 euro e qualcosa, 9 euro se non mi sbaglio. Questo cambia colore, da bianco diventa, quando lo metti sulla faccia, diventa lo stesso colore della tua pelle praticamente, per cui ti copre tutto. E è di 30 ml. C'è scritto che è in 4K, visibile in 4K. Non è italiano, è un fondotinta straniero, viene dalla Germania, credo, non lo so, più o meno. Fatemi sapere se volete la recensione e capire come funziona. Perché così almeno se volete acquistarlo anche voi, lo potete acquistare su Amazon. Ovviamente prima aspettate la recensione e prima aspettate il video che io vi faccio di questo fondotinta. Siete curiosi? Allora, poi farò il video di questo fondotinta. Questa è la cosa particolare che ho voluto acquistare su Amazon. Niente. Comunque, questi sono stati gli acquisti di Amazon. Ovviamente, scusate se non li ho fatti vedere a parte, ma siccome ho fatto tanti acquisti, ho voluto mettere gli acquisti che faccio in questi giorni, in questi mesi, dentro il vlog, che secondo me è più bello, non lo so. Fatemi sapere se vi piace questo genere vlog spacchettamento oppure vlog acquisti, qualcosa del genere. Sarebbe interessante, cioè a me mi piace. A voi non lo so, potete sapere sotto nei commenti. Comunque, vabbè. Questo è tutto. Allora, volevo farvi vedere i miei campioncini. Stranamente sono felicissima perché di sicuro mi vedete bene come si deve. E ovviamente mi sentite anche bene, a parte la televisione che va, per cui spero che non mi segnalano per copyright, perché giuro che mi arrabbio. Allora, wow, che colori! Questo è il nuovo telefono e sto provando a registrare per la prima volta questo video. Ovviamente questo video lo metterò insieme al vlog e lo intitolerò Vlog Weekly, qualcosa del genere, non mi ricordo come si pronuncia, che sono praticamente dei pezzettini di vlog ogni giorno, cioè non è un giorno fisso che registro, ma sono tanti giorni che registro e si chiama come avete letto nel titolo. Comunque, vi faccio vedere i miei campioncini, perché ne ho tantissimi, che adesso vi faccio vedere. Ne ho tantissimi in senso che li sto mettendo in ordine, perché così li uso, perché ho paura che poi vanno male, infatti vanno male i campioncini. Ad esempio questi qua di sicuro sono andati a male, però non sono sicura, perché la scadenza in tutti non ci sono, per cui comunque vi faccio vedere. Se li vedete, questi sono tutti i campioncini. Allora, scusate per l'inquadratura, ma non è che ho una cosa dietro come per dire wow. Comunque, questi sono i campioncini, che ce ne sono altri dove avete visto, e li divido insieme a voi. Allora, anzi, mi aiutate perché io certi sono in inglese e io non capisco. Questi
sono per il viso, per la faccia. Per cui abbiamo Bottega Verde uguale, Bioterma. Ve le faccio vedere veloce perché non posso stare a perdere tempo per questo pezzettino, questa clip di video, perché sennò dopo diventa lungo sto video. Bottega Verde, perché vi faccio vedere veloce. Questo credo che per la faccia, non lo so, questo è di Lea Natura. Se qualcuno ce l'ha o l'ha già provato, fatemi sapere sotto nei commenti, siccome in inglese non so se è per la faccia. In teoria dovrebbe essere per la faccia, perché c'è scritto apply on face and neck before you dye skin color. Io in inglese non è che sono brava, per cui non so se si legge. Direi di no. No, è troppo piccolo e il mio cellulare non fa lo zoom. Comunque, face, c'è scritto face, dovrebbe essere faccia, giusto? Cioè, a meno che forse sono io che sbaglio. Comunque, fatemi sapere, cioè dovete aiutarmi perché devo capire se questo veramente è per la faccia. Tanto questo video lo pubblicherò, diciamo, subito, per cui ora che consumo tutti ce ne vuole. Comunque io lo metto per la faccia. Poi, sempre Bottega Verde, e Bottega Verde, quindi c'è scritto età 30 più. Io non ho, diciamo, 30 anni, e neanche più di 30 anni, ne ho meno di 30 anni, molto meno di 30 anni, e giustamente la uso lo stesso. Qui c'è scritto prime rughe con estratto di fico d'indio, ma rughe non ne ho. Invece i profumi ne ho tre, sono tutti della Bottega Verde, sono questi qua. Poi crema corpo, che le userò dopo la doccia perché sono fatta così, le uso sempre dopo la doccia, sono tutte e tre uguali, sempre della Bottega Verde. Pepe rosa. Questi qua per gambe, glutei e addome. Queste sono di Carlita Shop, ma non so perché l'ultima volta che ho provato questi qua, cioè, a parte che l'ho provati qua, per cui è molto diverso. Invece questi qui, sempre di Carlita Shop, di Alchemilla, uguali, me l'ha dati. Questi si devono mettere una goccia dentro al bagno, solo che io non ci sto nella vasca, perché la vasca è troppo piccola, non ci sto, io sono grande. Lo giustamente uso, lo uso per la doccia, 5 minuti. Poi fondotinta, perché siccome io non ne ho tante di fondotinta, ma tanto di sicuro questi non mi vanno bene neanche uno, perché sono troppo forti per la mia pelle. E sono questi qui uguali della Bottega Verde. Questo Bottega Verde uguale a questo. Questo qui della Puro Bio. Questo della Dior. È troppo belle. Cioè, secondo me è brutto usarli quando sono belli. È uguale così. Poi, per i capelli, questo qui, Alchemilla e la saponeria, queste qui sempre di Carlita Shop, perché ovviamente ho acquistato tante cose di Carlita Shop. Queste invece per le mani, Karaté, Bottega Verde, sempre Bottega Verde, Fragranza La Fortuna, non so se si vede, no? E l'ultimo, Bottega Verde, Avena. Velocissimo, guardiamo questi qua che li mettiamo insieme. Allora, questo qui io non so che cos'è, è la Aloe Vera, gel Aloe Vera, sempre della Lair Natur. Fatemi sapere dove si applica questa, perché sinceramente io in inglese non lo so, per cui faccio un po' di fatica. Allora, qui c'è scritto applicare sulle corpse. Cosa sono le corpse? No, corpse. Ah, sul corpo. Vedi che quando lo voglio ci arrivo. Sul corpo, perché questa qui è applicare sul corpo, giusto? Fatemelo sapere sotto nei commenti. Scusate per l'unghia, ma devo mettermi lo smalto. Si è staccato tutto. Poi, latte corpo. Siciliano, che è questo. Dopo la doccia e il bagno, applicare su tutto il corpo. Proprio questo qui lo devo mettere su crema corpo. Poi crema viso, pelle secchi e sensibile. Secche e sensibili, giusto, questo qui.
crema viso, per cui crema viso dove l'ho messo? Qua. Se volete sapere come mi sono trovata con questi campioncini, fatemelo sapere, così almeno ve lo dico su prodotti finiti. Questo di Aprarium, crema corpo. Questo è Organic, applicare dente sulla pelle. Sulla pelle, ma dove? Questo qui, dove dovrei applicarlo? Crema viso, non l'avevo letto sopra, mamma mia. Crema viso, per cui crema viso. Questo oro corpo di Aterea, questo qua lo voglio provare. Questo, oro corpo, sì, sul corpo. Poi questo qui, oh mamma. Espresso Wash. Sarà sulla faccia? Faccio wash, probabile? Oh mamma. Che bello. Vabbè, a parte che ho il telefono che mi può tradurre, per cui basta fare lo scanner e mi traduce tutte queste cose. Però se voi l'avete provato, questo qui di Carlita Shop al caffè, fatemelo sapere, credo che sulla faccia. Perché qui non c'è scritto in italiano, cioè tutto in inglese, non so perché fanno campioncini in inglese, comunque sarà sulla faccia. Questo qui, balsamo per capelli biondi, bianchi e trattati. Io non ho i capelli biondi, sono castana. Vabbè, le provo lo stesso, di Alchemilla. Fondotinta, perché non bastano mai fondotinta, sono a posto, c'è bisogno che li compro. Questo qua di Aprarium, crema viso, per il viso, per cui ho detto. Crema viso. Sì, della Bottega Verde. Quanti cazzo ne ho di crema viso? Scusate la parola. Crema gialla idratante, sempre della Bottega Verde. Viso, sulla pelle, crema. Del viso, sempre viso. Questo qui della Leo. Questo è bello. Che cos'era questo? Vabbè, questa è un fondotinta. E credo che anche questo sarà un fondotinta. Lo scoprirò prima o poi. Per cui questo sembra rossa, ma di sicuro sarà la luce. Dovrei comprare pure le luci, che così almeno sparaflashano sopra il viso. Tutto vabbè, lasciamo perdere. Il bello è che, per farvi capire, sono le 8:30. Per cui, comunque, questo qui dovrebbe essere fondotinta. Chi lo sa? Aiuto. Ditemi se questo è un fondotinta. Siccome molte ragazze mi scrivono sotto nei video, quando io non so che cosa sono, mi scrivete sotto nei video. Cioè, secondo me, mi fate un gran favore, per cui grazie per quelli che lo fanno. Comunque iscrivetevi lo stesso al canale, perché so che mi scrivete sotto nei video ma non siete iscritti, per cui fatelo, iscrivetevi e non perdetevi nessuno dei video, perché tanto sul mio canale ci sono tanti di quei video diversi che non vi scordate mai. Allora, potevo metterlo anche così, va bene, sono aperto. Comunque, questi qui sono tutti i miei campioncini che ho di viso. Ho più crema viso e fondotinta, per farvi capire. Oh madonna, questi, che altre cose. Vabbè, comunque niente. Non lo so, fatemi sapere anche sotto in questo video se voi aspettate tanto per usare i campioncini o li consumate appena vi arrivano, perché io ne ho tantissimi, poi non mi accorgo neanche e boh, certe volte non so neanche io. No, 14 minuti no, è troppo, 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 devo chiudere. Adesso non, di sicuro non andrà su questo video. Vabbè dai, chiudo questa clip. Comunque niente, direi che
Fatemi sapere sotto nel video, così me lo so. Capito?